Ci dico avanti e non porto più. La scuola 3:27:71 ed ora Luigi Fazzino passa in questo momento davanti.
giocatori di prove della prima manche. Fazzino, Luigi Fazzino, eccolo qui, lascia scivolare. Record Santo Stefano Gambaria, sì. Dopo l'assoluto a casa sua segna anche il suo nome con il record in questa splendida gara. Ancora penso sta realizzando piano piano quello che è riuscito a fare. Ecco, diamogli un po' il tempo di respirare un po'. Sì, è andato bene. È tosto. No, mi sono divertito veramente, finalmente la macchina sta funzionando come dico io, come la voglio portare io, e sono sicuro che piano piano, come dire, scaveremo la vetta. Già l'abbiamo fatto su due gare di fila, bene. Santo Stefano Gambaria, descrivila un po' il veloce, il tecnico, dove ti è piaciuto di più il percorso. A tutte queste gare, è una dei miei tacciati che mi ha colpito di più, non è da me arrivare e andare subito bene, ecco. Però in questo circuito mi sono trovato subito bene. È come se la sapevo fare da un sacco di anni, invece è stato molto facile. Molto facile adeguare la macchina al percorso. La macchina corrisponde a quello che dico io, e questo grazie al mio team Pasquale, Paco 74, a tutti gli amici meccanici che mi seguono. LRM Motors, io e Pasquale stiamo facendo un grande lavoro. Questo progetto sembra che funzioni. Perfetto, ti lasciamo alla tua gioia che ancora non hai manifestato e ti diamo un arrivederci alla prossima gara. Grazie. Ciao Luigi. Ciao. E andiamo a premiare i due sport car fino a 2000. Qua erano non dei piedoni, erano dei piedi pazzi, degli alieni. Andiamoli a premiare. Terzo classificato, Carmelo Scarabozzino. Domenico Scola, ed il vincitore della E2 Sport Car fino a 2000, Luigi Fazzino. Ammetto, benvenuto, che questi tre ragazzi, anzi, vabbè, diciamo che lo possiamo confermare anche con Carmelo Scaramozzino, che anche se l'età sappiamo è anche ben avanzata, è come un ragazzino, ma Domenico Scola e Luigi Fazzino sono due ragazzi che ci stanno regalando le più grandi sorprese. D'altronde, Domenico Scola, campione italiano velocità montagna nel 2017, e Luigi Fazzino, campione italiano under 25 nel CQM nel 2019. Luigi, rimane in confermarlo. Beh, il vincitore della under 25 è Luigi Fazzino! Eccolo qui il nostro Luigi Fazzino, e adesso, prima di andare a premiare i gruppi, andiamo anche a premiare la scuderia vincitrice. E io di 2000 Honda Turbo di gruppo E2 Sport Car 2000 gli permette di vincere la classifica assoluta della 43esima cronoscalata Santo Stefano Gambaria, Luigi Fazzino! E io direi anche in questo caso, prima che strappano lo champagne e quindi ci fanno il bagno di cortesia, io direi al buon Luigi Fazzino, alzate la coppa nel frattempo, alzate la bella scalpitante, bella alta, e direi di intervistare velocemente i nostri tre, perché vai. Ci sono Domenico Scola e Carmelo Scaramozzino, di intervistare Luigi Fazzino che... ovviamente per la prima volta, aspetta Domenico, aspetta,
lo so che mi vuoi bagnare. Io direi, per la prima volta, caro Luigi, hai portato il tuo nome nell'albo d'oro della classica cronoscalata calabrese, un onore. Mi bagnano? Mi bagnano? Sì, sicuro. Posso intesi? Sicuro mi bagnano. E io direi, caro Luigi, un grandissimo onore per te e immagino che l'emozione è tanta. Sì, dai, come prima volta quel Gambari, devo dire, a top, dai. Non mi era mai capitato di fare sia nelle prove sia nella gara a prima, quindi diciamo che il Gambari mi ha portato fortuna. E un ringraziamento anche a Piloti per Passione che mi ha permesso di... grazie per l'opportunità, e al mio team, alla mia famiglia e a tutti quanti, grazie. E adesso aspetta, Domenico, sei aspettate bello. Aspettate un attimo perché un'informazione di servizio mi comunica dal service che il Red Bull costa 50.000, quindi attenzione. Aspetta Luigi, Domenico, secondo posto, ovviamente il tuo ritorno con l'Osella Pia 2000 dopo il Fiamaster e direi veramente chapeau. Sì dai, l'importante è stato rientrare, poi le prestazioni siamo sicuri che tra tempo qualche gara arriveranno, quindi nel frattempo rinnovo sempre i miei complimenti a Luigi, è un giovane promettente che sta andando veramente forte, quindi sicuramente giova la bellezza della nostra disciplina, quindi ben vengano persone che vanno bene quanto lui. Assolutamente, e io... chiedo scusa se sono passato in mezzo ai nostri tre perché andiamo a premiare, anzi andiamo anche a dare una piccola parola al nostro Carmelo Scaramozzino che in quel del 2007 firmò il record, adesso c'hai il tuo erede, diciamo, Luigi Fazzino, che ovviamente con questo 3.24 ovviamente ha messo anche il suo nome per quanto riguarda l'albo dei record della cronoscalata calabrese, ma con questa bellissima Osella Pia 2000 tu oggi ci hai regalato un grandissimo spettacolo. Sì, a me fa piacere molto che Luigi ha fatto una bellissima gara, perché è un ragazzo che lo seguo abbastanza, e anche Domenico ha fatto una bella gara perché è un ragazzo anche che cammina. Sono contento, quando ho fatto il record erano altri tempi, oggi sono altri, e è giusto così. Grazie, io direi aspettate che Luigi deve stappare la bottiglia, potete scatenare l'inferno! Chiaramente loro avrebbero voluto spuzzare addosso ai compagni che furbescamente invece sono... Infatti Luigi Fazzino era proprio scatenatissimo, mi ha già incrociato, ha detto attento. Bene, allora io siamo proprio...